scusa se ho sparato. Sì, pensavo che fossi quel mostro orrendo che abbiamo... Visto! Abbiamo visto robot pulitori, per sbaglio. Certo. Io sono Groot. Diamo una favola. È fuggito appena ci ha visti, vero Quill? Sai così. Sì, una strana creatura volante, niente di cui preoccuparsi. Oh, e a proposito di creature strane, scommettiamo che la squadra verde ha problemi di parcheggio? Questo è troppo bello! Sì, hai ragione. Raggiungiamo il punto di incontro. Io sono Groot. Nessuno! Era solo una scusa per sparare in giro. Certo. Rocket, sicuro che non sei nato in America, no? Anche loro piace sparare a tutto ciò che si muove. Come ci ricorda Willis. Quello di Far Cry 4. Eccoci, le coordinate dell'incontro sono di là, ma dobbiamo superare prima i detriti. Cerco un passaggio laterale. Credo sia qui. Guarda, una specie di banco di lavoro è questo. Anche perché ci sono dei materiali. Questo è un vecchio banco da lavoro modello T. Non li fanno più così solidi questi aggeggi. Ehi, Quill, vediamo se questa bellezza funziona ancora. Potrei ripararci la tua roba. Passami quel pezzo. Oh, il visore. Con l'aiuto di Drogo uso il banco di roba per costruire accesso. Ho preso un botto di materiali per l'inizio. Quindi oltre... Qui trovi la quantità di componenti ciascun tipo a tua disposizione. Ecco, i componenti per costruire questo... Ok. Ricarica rapida. E voilà! Sapete che io posso fare quasi tutto, no? Consumi meno carica, attrae il bottino. Questo lo posso usare, no? Cadenza di fuoco raddoppia. Forse è meglio questo, È tutto tuo! E poi quando raggiungiamo 400 voglio questo. Io sono pronto. Già, possiamo passare di là se distruggiamo questa roba. Oh sì! Bello! Grazie per il potenziamento. Va bene, possiamo andarcene da qui. Oh, aspetta, voglio sapere se fossero soltanto quelli potenziamenti. Io ti copro le spalle. Ah, ma ce ne sono un botto. Quanti bei potenziamenti, quanto loot ci serve. 2 su 15. Proprio niente? Non ho materiali, bro. Usare, ok, quello che abbiamo appena fatto. Se involontariamente. Sicurissimo, no? Dubito della tua definizione di sicuro. Buttati tanto ai stivali. Sembra un po' malfermo. State lì un secondo. Per volare. Ah, non gli piace. Questo posto è pieno di schifezze. Ragazzi, ho compagnia qua sotto. Sono fatti tuoi. Distrutto questo. Porca vacca! È un piacere prendere a pugni questi affari! Non credo. Ok, con Peter possiamo volare. Cavolo Rocket, che cosa ti sei perso? È stato uno spasso! Che sta diventato sempre leggermente più difficile, ma perché secondo me in quella nave c'è qualcosa che interferisce. È un gioco da pad. Già, qui c'è qualcosa di strano. E Quill è caduto in un altro buco. Ancora? Sto parcheggiando alla Milano, ma Drax è uscito a cercarvi. Potreste trovare Quill prima di noi. Stiamo cercando di raggiungerlo. Ragazzi, dobbiamo migliorare il nostro gioco di squadra. Io non sto giocando. Ti troverò, Peter Quill. Descrivi i tuoi paraggi. Metallo vecchio, attrezzatura vecchia, tutto vecchio. Ok. Visto. Voi avete avuto fortuna? Non si tratta di fortuna. Peter, fai un po' di rumore così ti trova. Drax! Drax! Ehi, se proprio devi urlare, puoi mettere in muto la radio? Ma c'era un oggetto nascosto, che cos'è? Chissà se Rocket sa che roba è. Noi prende e porta a casa. Qui non si apre. Trovato un nuovo oggetto guardiani. Peter Quill, ho individuato vecchie attrezzature, ma non ti vedo. Tutta la nave è vecchia. Questo non aiuta la mia ricerca. Ehi là! Che cazzo! Un altro mostro strano!
pensiero. Ma non gli faccio nulla. Schiacca, non gli faccio niente. Uccidilo di più. Lo uccido più che posso. Alcuni amici hanno una barra di esaurimento che ti rende più resistente in aria. La barra dello esaurimento si trova sempre sotto, va bene? Dipende da tutto, ok. Cacchio! Quante volte devo sparargli? Aia. Ma... non sale la cosa di esaurimento. Com'è possibile? Ah, è arrivato Grax. Picchia! Picchia come le cose che picchiano. Ok, lui dà un botto di storia. Grax, lottatore resistente, può affrontare più nemici alla volta, specializzato nello stordimento di avversari immuni agli attacchi normali. La sua base. Ah, la sua abilità base. Che è la sua base. Distruzione infligge danni lievi a uno stordimento notevole. Ok, ora possiamo fare tanti danni anche noi. Carne morbida pronta ad essere affettata. Sto perdendo la testa. Boom. Fille, Crash, dove siete? Sono spari quelli che sento. Direi di sì. Lasciate divertire anche me. Non sarà un problema. Grazie. No, ho sbagliato. Allora, come dico? Ah, non sarà facile spezzare. Grax ha fatto un buco nel muro. Cerca quello. Beh, giusto. Ma questa volta no, non ho sbagliato. Diamo una bella coppia, Peter. Tu li infilzi, io li fricco. Dai. Stordimento. Ma... non serviva. Ma non serviva, l'avevo appena fatto. Forse lei fa un botto di male. Colpo letale. Con molto piacere. Oh, ok. Andato, se trovo altri mob di questo genere, Grax dice le spacca i coli. Gamora è un'abile assassina, capace di eliminare rapidamente i bersagli. Si affida ad attacchi rapidi e molto dannosi. La sua abilità base è corporeità di infligge danni notevoli a un singolo nemico. Trovato qui il Verdolini? Trovato e salvato. Ehi! Andate allora! Noi arriviamo! Facciamo solo una sosta! Ho lasciato la Milano vicino all'ultimo martello. Andiamo di là e intanto vi cerchiamo. È la mia bimba! Fra non molto la potrai vedere con i tuoi occhi. Ottimo! Quel coso è il nostro... Facci vedere come balli, Gamora! Vai! Guardate e imparate! Cosa serve? Grax solleva alcuni oggetti pesanti, vai. Grax, riesci a sollevare quel container? Questa è la forza di un guerriero catatiano! Mettilo prima. Dove sta il vetro? Che stava un oggetto nascosto qui? Riesci a metterlo là? Sarà fatto! Dai, utile. Eseguivo gli ordini del capo. Non tutti siamo lesti a ribellarci. Fai una scelta. Ce l'hai con me perché stavo con Thanos o perché l'ho tradito? Entrambe sono rivoltati. Chissà se posso andare qui. Sì, c'è del loot. Sei stato componenti avanzati, Poggers. Rocket, forse ha localizzato il nostro mostro. Non sappiamo neanche com'è fatto. Le informazioni erano molto vaghe. Non erano vaghe, erano sbrigative. Sarà un carinissimo piccolo... dolce abominio da incubo. Lady Elbender è una celebre guerriera. L'esemplare ideale dovrebbe rispecchiare. Appunto, una roba terrificante. Ti sento. La forza ispira amore. La mia Camaria e sua madre erano due delle persone più forti che abbia mai conosciuto. Forse saremmo andate d'accordo. No, di certo. Disprezzavano i traditori. Abbiamo combattuto come alleati. Alla fine. Cacciare questa creatura mi ricorda quella volta che mi è fuggito il criceto e l'ho inseguito per tutto il seminterrato. Ah, era una terribile creatura. Sì, aveva un morso tremendo.
Avete mai avuto animali? Io avevo un occhio in un vaso. Non sbatteva le palpebre perché non le vedo. Non credo che ci sia un Penso animale. Che volesse farlo. Ok, passiamo a Drax. Preferirei parlare di quest'occhio. Faceva parte di un set. Mia sorella aveva l'altro. Oh, ma che schifo. Ok. Ho lottato per la zona e credo che questo sì. Attenzione! Ottimo tempismo! Abbiamo compagnia! Ok, quindi adesso siamo con la squadra completo. Colpa dell'ultimo battello! Non l'abbiamo Aiuto! Sono il basto della nostra fede, non deve essere lontano! Ora pensiamo a non diventare noi un basto! Ancora! Sembra che abbiamo svegliato l'intera nave! Resisti, fa! Una volta ripetuto di questa chiama radunata, le azioni insieme ripiangono. Ok. R. Ragazzi, tutti qui! Questa cosa. Sono praticamente ovunque. Ridono di noi. Tuttavia, non possiamo ritirarci. Nessuno vuole ritirarsi, bestione, ma lo ammetto, là fuori è inquietante, Quill. Sbeffeggi il pericolo, cerchiamo di non strafare solo perché siamo in gamba. Bastardi a sinistra, bastardi a destra. Allora è il momento di affrontarli a testa alta e di distruggerli. Siamo eroi da sbeffeggiare? No! Piuttosto sarò io a ridere di loro. Chi è con me? Subite la mia ira! Fatemi sotto! Ok, ce l'avevo fatta. Adesso può portare 3 sviluppi con la risposta giusta e motivata la squadra. Tutti guardare a te con un potenziamento di Daniel. Con la tua risposta sbagliata riceverai solo tu. In ogni caso tutti i guardiani vengono rianimati. Ok. È come schiacciare un brufolo! No! Tutta la bocca! Fatti avanti, mostro! Il ritmo della battaglia mi rende gonfio! Non volevo saperlo! Forza! L'ultimo martello va poco più avanti! Come lo sai? I miei sensi rilevano anche le più flebili vibrazioni! Davvero? No! Lo sto seguendo sullo schermo! Comunque credo che questo primo video sarà diviso in Quando due. Sono passata prima, era aperta. Chi lo dice che ho attivato qualcosa? Se non sarà chiusa alle spalle Miss Morte. Scusami? A quanto pare funziona ancora. Fa un tentativo, Rocket. Attenti, genio al lavoro. Perché già sto registrando da un'ora e mezza, quindi. Certo che se vuoi fai miracoli. Però voglio scoprire che se quel mostro che abbiamo incontrato prima e se è il mostro che stiamo cercando fin dall'inizio. Quel parcheggio è un capolavoro. Sì. Eccoci, ultima fermata. Vedo l'ora di uscire da qui. Questo posto sembra sul punto di crollare da un momento all'altro. E io di incontrare il mostro. Pensavo ti interessasse conoscere la cliente. È una rispettabile collezionista. Sta funzionando? Sì, non temere, zuccherino. Però Drax non lo devi ammazzare, eh? Lo devo portare vivo, abbiamo promesso. Sta funzionando? Cosa? A me sembra che sia rotto. Non è rotto per niente. È normale che faccia questo rumore. Di che rumore parli? Voi non lo sentite? Che cosa? Caso? Questo qua. Che minchia. Bene. Io vedo soltanto gli occhi, non so voi. Wow. Funzionare. E ora pensiamo al mostro. Wow, è velocissimo. Guardatemi le spalle. Posto in meno in cui ripararsi. Bella pensata qui. Ehi, sta giocando con noi. Non mi piace. Oh.
che basti chiedergli di rallentare. Beh, in effetti. Cazzo, come non cazzo? Azzoppate quell'affare, coraggio! Guardate le rotole da spaccare! Occhio dove nascondersi! Ma può sempre fuggire! Dobbiamo cercare di rallentare! Velocissimo! Quindi fai così. Rallenta! L'uomo che sussurra il lama, questo è un lama. Sì, lama spaziale. Quello lì che razzo è? Certamente non un mostro. Ma che adorabile! È più infeltrito di una capra sgardiana. Se portassimo questo essere alla regina dei mostri di Seknarf 9, ci deriderebbe. E se lo usassimo come esca? Oh. No, dovevamo povero. Fidarci di quei martelli. Cosa? Sono martelli di ultima generazione. È Mister Muscolo che si è lanciato contro la prima cosa. Ho ben più di un muscolo, sai? Beh, giusto. Ma che... Ritorno... Sì, il mostro di qui. No. Sembra più grande? Sì. Vedete anche voi quello che vedo io? Che figo, fisicamente. Sì, quello lì è un mostro. Acanti. È una specie di balena spaziale. D'accordo. Il riscaldamento è finito. È il momento di catturare un mostro. E diventare ricchi. Ma... Nel nome di Ala, quello cos'è? Non un robot delle pulizie. C'è tutto metà vita, però. Al boss. Ah no, ce l'ha ucciso tutto. Ma noi le dovevamo portare i vivi dalla bra. Dobbiamo andarcene, ora! Dannate instabili rovine! Rax, via! Oh, che schifo è quello! Ok, ce ne siamo scappati finalmente. Tenetevi le chiappe! Rocket, vai con la musica! Vado! Pensa a guidare, Peter! Una canzone per quest'uomo! Così mi piace! Occhio alla nave! L'ho vista, l'ho vista! Non stai... Rax, che stai facendo? Sto tenendo le chiavi, come ho ordinato dal capo. Ok. La mano! Qualcuno mi dia una mano! Vanno bene 5 dita in faccia? Beh, peccato che non lo posso fare io con questo botte del cavolo. Qui serve precisione! Non pensarci neanche! È la strada più veloce! Peter! Devi dimorire con la coscienza sporca, assassina! Non smettere la mia nave! Ragazza, fa bene, ora, non fidarsi. Fammi guidare, soprattutto di una. Non siamo ancora morti. Forse sì, e questo è l'inferno. Non essere ridicolo, qui manca il gelo eterno di Sardun. L'inferno è gelato. Ai Catatiani non piace il freddo. Mettetevi una maglietta! appunto, sempre nulla. Visto? Un gioco da... Meglio. Groot dice occhio! Grazie per l'avvertimento! Non ce la faremo! Schiaccia il tasto blu! Quale tasto blu? Quello del turbo d'emergenza che ho aggiunto! Vuoi smetterla di aggiungere cose mentre dormo? Dai, gatti! Almeno! Non è questo il momento di fare rifornimento! Ci aiuta! Certo, sì! Oh, che bomba! Mi piace questo tasto blu! Però marcia dappertutto! Non ce la faremo! Ce la faremo! Dai, perché nessuno ci vede del nostro Peter? Ultima volata! Con l'ultimo respiro! Dai, che ce la facciamo! Prima che esploda tutto intorno a noi! E beh, come mai ci siamo curati? Sì! Questo si chiama vincere, signori! Vincere? Hanno mangiato il nostro mostro! Se riesci a scappare tutto intero... Allora hai sbagliato qualcosa, vabbè, perché sei dovuto scappare! Vabbè, in specie dei casi portiamo il lama. Stato Groot se l'ha portato. Che sta succedendo? Cosa sta succedendo alla nostra? Dimmi che non sono i Nova Corps, non i Nova Corps, non i Nova Corps. Sono i Nova Corps. Eccoci. Beh, un inizio interessante. Peccato che non abbiamo trovato altri banchi da lavoro. O forse li abbiamo trovati ma non li abbiamo utilizzati. È una nave pattuglia.
Denominazione Alas Hope. Hai detto Alas Hope? C'è una cosa che devo fare, torno subito. Si è caccato sotto, secondo me. Rocket. Dobbiamo liberarci di quell'animale, subito. Dico sul serio, Peter, se rimane sulla nave, finiamo tutti in galera. Nessuno finirà in galera, è un innocuo lama dello spazio. Innocuo? Ti ricordi Inacubi? Non direi, no. L'hanno carbonizzato perché un idiota ci ha contrabbandato un Exelon. Espellerò la bestia nello spazio. No, povero lama. Nessuno espelle un cavolo, ci fa sembrare colpevole. Potrebbe trasmettere il morbo di Zefron. E per questo Draxlon nasconderà nel vanno di carico segreto dietro le piante di Groot. Peter, Jason, Corel, Quill. Sono serio, ciao. Secondo nome. Come fanno a sapere il secondo nome mio? Come va? Quanto tempo è passato? 2 o 3 anni? Ti trovo bene? Sei abbronzata? Non crede, blu. Sei caduto in basso? Più del solito. Corel, ascolta, non è come sembra. Che sei un rigattiere che ha violato l'area d'accesso più limitato dello spazio? In compagnia di ladri e assassini, a quanto pare. Ehi, uccidere per soldi non è omicidio. Dai, Corel. Mi conosci, ne abbiamo passate tante. È vero, ho fatto cose losche dopo la guerra. Molto, molto losche. Ma rubare... Vi ho appena beccati a uscire dalla zona di quarantena. Tecnicamente è vero, ma non stavamo rubando. Infatti, certo. Stavamo andando a fare una missione di recupero. Ho trovato questi oggetti nel vano di cui mi hai parlato. Non c'era più spazio per l'altra cosa di questi. Peter Quill, del pianeta C53. Ai sensi della legge galattica ZXP/47, dichiaro te il tuo equipaggio in arresto. Scusa, per... posso richiamarti? Dimmi che non è una cassa di roba super illegale. È una cassa di roba super illegale. Che si dà il caso che sia anche molto preziosa. Sul serio? Cosa? Siamo sulla nave Ravager, anche le stupide paratie sono rubate. Non possiamo tenerle entrambe. Espellerò la cassa nello spazio. Espelli la cassa e ti sciolgo la faccia. Mi faranno scegliere me fra lama e oggetti. Quella roba ci serve di più che uno stupido animale da fattoria. L'animale da fattoria potrebbe essere un biorischio di classe 3. Vuoi finire nel kill? No, no, ma... Nascondi la cassa. Nascondi la cassa di Rocket. Peter! Vuoi rischiare tutto per un lama spaziale? Riuscirò a convincere Corel che il lama innocuo mi conosce. E io conosco Corel. Non certo quanto me. Ti sei fatto uno sbirro? All'epoca non era uno sbirro. Il punto è che so come uscirne, ragazzi. Più veloce la possiamo andare a fare la scelta. Io sono Groot. E quella è la sua squadra d'abordaggio. Ok, lavori di fare. Volevo scegliere la... Povero lama. Mi stava già simpatico. Ah, ognuno fa i propri errori. Allora, fregato stellare di nuova corsa. Pattuglia. Si parlare col centurione Corella. Taci, prigioniero. Il comandante non ha tempo da perdere con pirati della vostra sma. Non siamo piri, siamo eroi mercenari legali costituiti. Sì, proprio così. Controlla nell'archivio, zucca di latta. Nova Corps, permesso di licenza 67398/2. Giardinieri della galassia. No. No! Rocket! Beh, ho detto a Groot di riempire i moduli. L'ho corretto nella postilla. Non siete sicuramente gli eroi più famosi sulla piazza, ma rientrate di certo nella top 5 dei nomi più fichi. Membri in attività. Groot, Flora Colossus, ultimo della sua specie, intrepido e amico migliore dell'universo. Rocket, vero e proprio supergenio e mago degli esplosivi, di certo non un procione. Bugia, è un procione. Gamora, è la figlia adottiva di Thanos, donna più letale della galassia. C'è altro da aggiungere? Drax il distruttore, spietato pluriomicida ed eroe della guerra galattica. Tipo scontroso. Ultimo e meno importante, e più forte di tutti. Basta. Tutto qua. Non hai scritto altro. C'era un limite di caratteri. Ecco, permesso, devo solo. Chi è quest'altro? Cadetto Gold. Cosa ci fai qui? Ah, è la. Non lo sai. Va bene. C'è scritto qua. Training schedatura prigionieri. Sono una recluta. Non sei un po' giovane per i corps? Non sei un po' vecchio per quei capelli? Meglio verificare con il capitano. No,
No, ha firmato lei, naturalmente. Sai, è precisa se deve firmare roba. Se posso, signore. Il vero problema qui è la norma 7A sulle calzature dei prigionieri. I suoi stivali razzo sono in palese violazione. Sono decorativi. Ottimo, cadetto Gold. Ottimo, addio al piano B. Scappare? Non ci serve un piano B, lasciami fare. No! Tu non fai un bel niente, pirata. Tu obbedisci. E ora è in riga. È ora di andare. Ehi, occhio alla giacca. Cadetto Gold, conosci i protocolli d'arresto? Alla perfezione, signore. Dunque... Innanzitutto chiedeteci scusa. Siamo oneste persone d'affari impegnate in affari onesti. Non eravamo a caccia di creature illegali in zone illegali. E seguo gli ordini, dai. Facciamo come dicono. Quando vedremo Corelle le spiegherò. Il capitano non vi riceverà. Perché? Perché forse l'abbiamo chiuso la chiamata in faccia. Chi è sì, niente forza del credo, niente energia, niente contenimento. Una scintilla. Ci pensano i nostri tecnici. È oltre la loro comprensione. Ma cosa stanno analizzando la nostra nave? Dove possono riparare ciò che non capiscono? Tranquillizziamo il grande unificatore. Riattivate gli scanner. Che razzo è un grande unifriggitore? Grande unificatore Raker. Capo della Chiesa Universale di qualcosa. Era alla deriva nella zona di quarantena. Stava cercando Dio, a quanto pare. L'abbiamo beccato come abbiamo beccato voi. Solo che io conosco il capitano. Dio nostro padre, però. Se poteste dire al capitano. Mamma ha detto chiaramente che non vuole vederti. Ah, ecco, mamma. Aspetta. Siamo nel dubbio. Che ha detto mamma. Tanto per chiarire la questione. Toccarlo. Tieni duro. Prendimi da qualche parte, questo. Vai. No. Chissà se morivo. Ragazzina, sei viva? Non credo. Viva sì, ma per ora, per il momento, ok. Sì, almeno credo. Fammi vedere se posso. Tieniti forte! C'è solo... Dai, muoviti, Peter, che dobbiamo salvare la tizia. Che mai se avessi frenato il pulsante sarebbe caduto e saremmo morti. Piacere di conoscerti, Nicky. Per essere stordita dei riflessi. Salta buoni. E aggrappati alle mie gambe mentre io mi tengo con forza. Non mi sembra proprio un bel. Fidati, ragazzina! Ce la faremo! Visto? Ok, spammala e. Perfetto! E via. Normale. Tanto siamo i più forti di tutti noi. Oh. Ok. È stato fantastico. Anche lei ha una potenza bella, eh? Grazie. Mamma se la sarebbe presa se avessi perso il prigioniero. La tua mamma, giusto? Forza, andiamo via di qui. C'è una porta blindata, lì dietro saremo al sicuro. Ma posso volare? Vieni. No. Dammi una mano. Pronto? Insieme. Dai. Tra 3, 2, 1. Vai! Ok. Dobbiamo muoverci. Di qua. Ha detto Nicky. Se potesse correre. Oh, stammi lo vicina. Che quella nave aveva qualcosa che non andava. Chi va a cercare Dio in una discarica? Oh no, brutta storia. Ma perché fuggiamo sempre da delle cose in mezzo distrutte? Dovrei riaprirle con la mia chiave. Danno le chiavi d'accesso agli apprendisti. Non proprio. Però lei è la figlia della capa, quindi... Cattivisti, Forza! No, andiamo a vedere. Sai, se mi togliessi le manette, potrei aiutarti con quella porta. Norma 3B. Vietato rimuovere le manette. Dai, è chiaro che ti serve aiuto. No! Sei il mio prigioniero. Va tutto bene. Come no? Oh. Ok, ci tocca trovare un'altra strada. Mi vuoi a me disattivare i stivali? Sicura che non si passi da qui? Avrebbe detto la stessa cosa. Stai bene? Sì, sto bene. Tu? Oh, una favola. Ok, di qua. Non dovremmo salire.
tornare dagli altri. C'è un'altra porta blindata qua giù. Ma che... Dai, Peter. Ma veramente? Oh, porco cane, non l'ho visto. È tutto più o meno... Okay. Ho già detto quanto sono utili i miei stivali razzo. Ok, posso farcela. Non voglio metterti fretta. Ci sono... quasi... 9 potenziamenti disponibili. La smetti di agitarti? Sto cercando di concentrarmi. Ok. Sai com'è? Si sta distruggendo intorno a noi una nave spaziale. Andata. Per di qua. Ottimo lavoro. Grazie. Anche tu te la sei cavata bene, pirata. Chiamami Star. O Peter, o salvachiappe di Cadetti Nova. Ok. Peter. Senti, ho delle buone notizie, certo, no, no. E altre un po' meno buone sui tuoi amici. Cosa è successo? Parti da quelle buone. Stanno tutti bene, okay. Cioè, rilevo i loro segni vitali. E... andiamo. Cacchio! E le cattive? Sono scoppiati i tubi. Non dovremmo usare quel tuo affare per chiamare qualcuno? Non ci serve aiuto, so quello che faccio. Blocchiamo. Speriamo. Il fuoco, così passiamo. Con, certo, ma saranno tutti preoccupati. Cubo qui. La figlia del capitano scompare. Con calma. Non so quanto sia efficiente questa cosa. Ecco, potrebbe esplodere il tubo interno e fare danni peggiori. C'è già molta gente che lo fa. Incoraggia. Che vale per me, vai alla grande. Il miglior ufficiale che mi abbia mai arrestato. È successo spesso? Non spesso. Credo... Quel robot è truccato? Cosa? Ah, sì. Quello è Itz. Io conosco tutti i robot di questa zona. Sono miei amici, dati, diciamo. Un nome? Ne ho riprogrammati un po'. E gli hai dato dei volti? Forse. No, cioè, è fico. Mi dà, okay, una personalità. Più dei volti i nomi da tanto fastidio. Okay. Oh, wow. Questi, certo, oggetti speciali. E vai a infilarti in un vicolo cieco? Oh, 60 Norma componenti 2D. Avanzati. Ai prigionieri è vietato allontanarsi. Oh, ma io devo lottare, bravo. Proprio tutte, Quando vuoi. Certo, certo, mi... Tua madre lo sa che vieni a giocare qui. Non credo. Ma cos'altro dovrei fare? Non è che qui ci sia molta gente della mia lavorare? Età. Aspetta, sai, forse quello era... Neanch'io avevo molti amici alla tua età. Certo, c'è da dire che ero in prigione, però... Quindi mamma aveva ragione su di te. Era una prigione Kitauri. E io un bambino. Ho un sacco di domande. Come fai a conoscere mia mamma? Abbiamo combattuto insieme su Mercurio. Sì. Era... è... una testa calda. Una vera tiranna, direi. Autoritaria. E rompipalle. Sei una bambina, Nikki. Non sai cosa sia meglio per te, Nikki. Esci dalla capsula d'emergenza, Nikki. Credo di capire che intendi. Davvero? Sei caduto in basso, Peter. Più del solito, Peter. È una zona vietata, Peter. Già, la riconosco. Scusa, io ho visto dell'hotel in fondo. Dove credi di andare? Voglio controllare che il posto sia sicuro, sai, da tutto quel... fuoco? Potresti cercare di starmi dietro. Ehi, sì, sì. Provaci tu con queste manette. Un altro dei tuoi robot? Si chiama Giocasta. Tiene d'occhio quelli che passano. Invasori, intrusi, prigionieri che vanno a zonzo. Ma veramente? Se è un modo per fuggire dalla nave di tua madre, è il caso di dirmelo. Potrei o non potrei essere super interessato. Sai, voglio solo essere sicuro che non sembri un sequestro di persona. Cosa? No! Ma tirati i robottini! Non ridere. No, no! È fichissimo! Tutto di pita. È il tuo nascondiglio segreto, giusto? È proprio di sì. Molto meglio delle celle. Adesso ce ne andiamo. Voglio solo vedere come sta Ultimo. Gli sono partiti i giroscopi. Fai con calma. Ehi! Roba segreta. Vietato toccare. Scusa. Niente adulti. Capito. Comunque, io qui ho finito. Meglio tornare indietro, prima che mamma si incavoli. Peccato, sì, mi sono saltato, l'ho già vista arrabbiata. Però ecco, non lei. Sono più una bambina, no? A me lo dici. Quindi, tu mi capisci, giusto? Cioè, se dovessi veramente parlare con mia mamma, e dovesse venire fuori l'argomento Nikki, perché la verità è che non avrei dovuto... Non vuoi che venga a scoprire del tuo nascondiglio? Tutto chiaro. Sì. Né di tutto il resto.
tutto il resto tipo... Che ho una chiave d'accesso per certe zone della nave. Ok, la storia tocca chiusa. L'importante è che... Il fatto che fossimo nelle vicinanze di tua hangar, madre. Insomma, tutto quanto. Tu non mi hai mai vista. Ma sei stata tu a imprigionarmi? Sì. Andata. Mamma. Ti spiego. Nick. Ma lei è soltanto preoccupata. Dico davvero, mamma. Benissimo, neanche un graffio. Nel nome di Ala, che ti ha preso? Infiltrarti in una squadra d'arresto? Girare con dei criminali? Presunti criminali. Potevi morire. Hai idea del castigo che ti aspetta adesso? Mamma, hai promesso di lasciarmi più libertà. Libertà non è mentire ai miei ufficiali, né andare in giro di nascosto. È colpa mia se la nave di quello è... esplosa. Le zone riservate sono riservate per un motivo. Mi tratti come una prigioniera. Sei una bambina. Mi ascolti quando parlo. Ehi, ehi. È stata una giornata difficile, perché dai, non facciamo un bel respiro? Ha rischiato la vita. E ok, che ammettiamo, sei preoccupata. Potremmo aver fatto per tutti degli errori. Controllate l'incendio e che l'hangar sia sicuro. Comandante. E scoprite perché lo shuttle del predicatore è esploso. Il grande unificatore Raker rifiuta di cooperare. Trovate un modo, allora. E voi due, con me. Avrei dovuto saperlo. Hai reagito male, come fai sempre. Lo stava dicendo anche Peter. Ah, lo diceva anche lui, eh? Peter si sarà espresso male, come gli capita spesso e volentieri. No. Per quel che vale, Nikki mi ha salvato le chiappe. Se l'è cavata alla grande, tu devi essere orgogliosa di lei. Detto da te, Peter vale decisamente poco, in effetti. Ma perché lo stai trattando così male? Ascolta quello che ti dice. Non mi interessa quello che dice. Ultimo piano, alloggi del capitano. Finalmente. Attivare isolamento. Isolamento attivo. Che c'è? Vuoi ammazzarci? In teoria queste porte si aprono solo con un mio comando. Sì, lo so come funziona. Io credo di no. Riesci sempre a superare tutte le misure di sicurezza di questa nave e voglio sapere come. Potresti mostrarmelo. Mamma! Seriamente non so di cosa tu stia parlando. Beh, facciamo una battuta. La legge galattica? Cose così? Così, alla fine. Ricordo l'ultima volta che sono rimasto chiuso in un ascensore. Ero con questa ragazza a sciare, lei. Ma che cos'hai che non va? Lei era una persona adorabile. Per favore, qualcuno mi faccia uscire da qui. Resteremo qui finché non mi dirai ciò che voglio. Ma se sai già tutto quanto? No, invece. So che sei una calamita per i guai. E che sei sempre nelle zone ad accesso limitato della nave. Sono piccola, ok? E mi infilo dappertutto. Non basta per superare la sicurezza, né il controllo dell'angolo. Io sto con Nick. C'era quell'anomalia del sistema, ricordi? Sì, sì, la sicurezza era disattivata. No, non lo era. A me sembrava disattivata. Stai veramente mentendo per difendere una dodicenne? 12? Wow, avrei detto almeno 16. Peter! Che c'è? Dico che sai il fatto suo, è una ragazza sveglia. Fin troppo, continua a superare la sicurezza. Sempre che tu non abbia un accesso di livello 6 per la mia nave. Come immaginavo. Nicolette Gold, svuota le tasche. No! Svuota tu le tasche. Ho ancora qualcosa Nikki? Per te. Cosa? Vai, prendiamoci la colpa, dai. Colpa mia... L'ho rubata, dai. Sì, tutte quelle porte bloccate le ho violate io. Le hai violate? Sì, sono un hacker, violo le cose. Tipo... Io gliel'ho detto che era riservata. Questo non spiega gli ordini falsificati. Non so cosa dirti, mamma. Il tuo personale di sicurezza dorme in piedi. So solo che non ti nascondo niente. E che non lo farei mai. Non finisce qui. Disattivare isolamento. Quindi, posso andare a dare una mano nell'hangar? No, puoi tornare nei tuoi alloggi e restarci per le prossime 30 rotazioni. Ma, mamma! Attenzione, diventano 30 rotazioni, quante sono in ore? Rotazioni terrestre di un pianeta nella sua orbita. Giornataccia, eh?
shuttle esplosivi, intrusi nella zona di quarantena, bimbe scomparse. Non ne hai idea. Ciube! Sei ciubeca! Pazzesco, ce l'hai ancora? È tutto intero, su Mercurio c'erano tipo 1000 gradi. Più che altro erano 1000 cicli fa. Puoi tenerlo se vuoi. È tutto tuo. E gli ho ordinato di proteggerti. Mi aspetto che continui a farlo. Soprattutto ora che a quanto pare hai una figlia. Sicuro che non è tua, no? Questo sono più curioso. Nick ha 12 anni. Noi siamo conosciuti 12 anni fa. Non è che è mia figlia. Una figlia dodicenne. Che durante la guerra non avevi. 12 anni fa, quando noi... Peter. Quando vi abbiamo fermati, in parte ero contenta. All'inizio. Ma dopo tutti questi anni non sei cambiato. Per niente, sei sempre il solito... Sono cambiato! Pagherò la multa, qualunque sia. Dammi 3 cicli. Ti dimostrerò che non sono più... quello che stavi per dire quando ti ho interrotta. Vorresti pagare 8000 unità in soli 3 cicli. Quando? Wow, ok, sono un sacco di soldi. Pensavo che forse potrei... La multa non è negoziabile. I miei uomini hanno trovato un biorischio di classe 2 libero per la tua nave. E nient'altro, giusto? È contrabbando di un lama. Ok, ok. Avrai i tuoi soldi. Chissà in se avessi lasciato il lama. Se questa cosa dei guardiani della galassia. Più manca pochissimo. La a farla multa o di meno. E se non avessi addosso queste manette, potrei farti vedere subito quanto manchi davvero poco. Perché so già che me ne pentirò. Perché stai parlando con Peter Quill. Mai, chiamato anche no, Star-Lord. Non te ne pentirai. Dovrebbe promesso. Bastare questo. Ti do 3 cicli, Peter. Non 4, non 5, 3. Contattami quando avrai le unità. E se poi non lo facciamo? Il dispositivo installato disattiverà la tua nave. E finirete in prigione. Ricevuto. Se non moriremo prima. Perché disattivare una nave nello spazio sconfinato. Cavolo, Peter! Hai detto che ci tiravi fuori! Bella, ho fatto. 8000 unità sono una cifra irrisoria. 8000 unità? È una cifra monumentale. E come li troviamo tutti quei soldi in 3 cicli? Rapinando una cavolo di banca, immagino. E va bene! Ci hanno multati, ok? Non credo e che sì, se rapini una banca per pagare una multa. Che ci spegnerà i motori se non paghiamo entro 3 cicli. Ma almeno non siamo su una nave prigionieri. Per il momento. E dai, ragazzi. Tu sei Drax il distruttore. Hai ucciso Thanos. Così dicono. E ti fai spaventare da una multina? Quindi questa... In pratica sei un agente M6, ma questa sexy. Storia già è morto Thanos. Puoi fare qualsiasi cosa. Godo. Rocket, tu sei un vero genio, il tipo piuttosto che conosco. Da quante prigioni sei già evaso? 7. Io sono Groot. Tu sei Groot. Ragazzi, noi siamo una squadra. Dobbiamo soltanto capire quanto siamo al verde e pensare a un piano. Cercate nelle cabine. Cercate tra i cuscini del divano, sotto il banco di lavoro. Se trovate unità che avanzano in giro, prendetele. Lo farò anch'io nei miei alloggi. Va bene. Che stai raccimolando... Cose, ecco dei soldi non si va letto con gli spiriti. Mettono bombe sulla mia nave. La mia nave. Ok. Dopo 2 ore precise di registrazione. Hai risaputo che i roditori accumulano noccioline, attrezzatura rubata, unità. Ah, ok. Primo, non sono un accumulatore o un roditore. So che hai una riserva segreta nascosta sulla nave. Prendila, ora! Non c'è niente da prendere! Groot ha speso tutto su Contraxia e il resto l'ho dato a Quill e Gamora per i codici d'accesso alla zona di quarantena! Plausibile. Quindi stai dicendo che non abbiamo manco più una lira. Buono! Sì, lo farò. Stavo dicendo, dopo 2 ore di registrazione,
che credo che dividerò in due video. Sei lì dentro, albero senziente. Non credere che non sappia che combini. Il tuo complice roditore ha nascosto le unità illecite lì dentro. Ti tengo d'occhio, pianta. Posso dire che questo video è tutto, se vi sia piaciuto, se vi siano piaciuti questi due video mettete un grossissimo mi piace a entrambi i video, condivideteli a tutti i vostri amichetti e niente, bella!